Sono nascosto allo stagio Stagi di Pietrasanta, un patrimonio culturale enorme che racconta la città di Pietrasanta insieme ai 170 anni di vita del liceo artistico. L'istituto, una volta ricostruito, annuncia il sindaco Alberto Giovannetti, dovrà avere un museo per ospitare questo enorme patrimonio. Un patrimonio enorme che racconta e testimonia la storia di Pietrasanta insieme ai 170 anni di attività del liceo artistico Stagio Stagi. Stiamo parlando delle migliaia di gessi, busti, calchi, intarsi, capitelli, sculture e lavori in marmo, bronzo e ferro di generazioni di insegnanti e studenti custoditi, purtroppo, in stato di abbandono e disordine negli scantinati del plesso dell'istituto, inagibili come buona parte dell'edificio. Tra i pezzi pregiati che meriterebbero i riflettori di un museo ci sono, per esempio, la copia originale del monumento di Leopoldo, realizzato da Vincenzo Santini, che oggi domina in Piazza Duomo, calchi che risalgono ai restauri delle cappelle Medicee di Firenze, capitelli originali del convento di San Leone e molto altro ancora. Un patrimonio che, in ottica del progetto di ricostruzione dello storico istituto superiore, dovrà essere protetto ed esaltato attraverso un progetto espositivo museale adeguato. Lo dice, insieme al sindaco Alberto Stefano Giovannetti, il neodirigente Nadia Lombardi in occasione della visita all'istituto. Il nuovo istituto dovrà essere anche un museo, secondo l'amministrazione comunale. Il progetto della provincia di Lucca dovrebbe aver previsto uno spazio dedicato. Ad oggi, infatti, non esiste una catalogazione del patrimonio e, a quanto pare, nemmeno quella completa delle opere che si trovano nell'edificio. Preoccupano però le tempistiche per la ricostruzione dello Stagio Stagi che la provincia di Lucca, fa sapere il primo cittadino, sta cercando di accelerare. Bisogna che la politica, la provincia, gli addetti ai lavori si sveglino perché qui veramente si sta perdendo un patrimonio che ha oltre 150 anni di storia. Quindi noi il nostro impegno ce lo stiamo mettendo, bisogna che anche altri facciano altrettanto. Dopo un weekend tutto sommato mite e con temperature nella notte,